È appena stato disvelato il monumento celebrativo per le vittime del naufragio a Steccato di Cutro. Lo ricordiamo che al momento sono più di 89 i corpi recuperati. Naturalmente le ricerche non si fermano, ne mancherebbero ancora 10. 81 i sopravvissuti quella notte tra il 25 e l'alba del 26 febbraio. Proprio qui a Steccato di Cutro oggi è stato appunto disvelato un monumento in ricordo di quanto accaduto, e siamo qui con Vandaferro, che è il sottosegretario all'interno, che sta partecipando proprio a questa prima parte di commemorazione. Poi ci sarà anche nella chiesa di Cutro un concerto proprio dedicato alle vittime. Qui ci sono anche i parenti dei familiari che ancora attendono di avere notizie dei propri parenti che non sono stati ritrovati. Sottosegretario, perché è importante essere qui oggi? È importante per far sì ovviamente che non cali l'ombra rispetto sicuramente a un dolore che ha invaso tutti gli italiani, i calabresi, che ha invaso ovviamente la politica a tutti i livelli e che deve attraverso una testimonianza e questo monumento fortemente voluto dal sindaco Ceraso e dalla sua amministrazione far comprendere un grande gioco di squadra fatto tra le amministrazioni ma nello stesso tempo ai vari livelli degli enti istituzionali, non ultimo con un ringraziamento alle forze dell'ordine, ai polizia, ai soccorritori, ai volontari, ai pescatori, ai cittadini e soprattutto per far pensare che se negli ultimi 10 anni 26.000 morti nel Mediterraneo, non ultimo ovviamente quello che è avvenuto qui sulle coste di Cutro, ci vogliono ovviamente importanti soluzioni per poter tentare ovviamente di salvare tutte le vite umane perché quello è il nostro interesse prioritario. Poterlo fare, farlo con delle regole, farlo con l'aiuto dell'Europa, farlo ovviamente intervenendo al più presto con la Tunisia perché abbiamo sentito la maggior parte sono di nazionalità tunisina e gli sbarchi non si fermeranno. Abbiamo dei dati allarmanti rispetto ai numeri dati dai servizi segreti che probabilmente lieviteranno anche rispetto alle condizioni del mare. Una testimonianza, un momento di grande dolore, ma nello stesso tempo memoria non fine a se stessa, ma come costruzione continua nella quotidianità e nelle sfide da affrontare, senza strumentalizzazioni, ma con la volontà di mettere in campo ciò che serve per arginare questo purtroppo massacro di vite, spesso in mano agli scafisti. Però ci sono state anche diverse polemiche, sottosegretario, rispetto ai soccorsi. Qual è la vostra posizione anche rispetto all'ultimo video che ha diffuso Frontex? Si poteva fare di più, si poteva intervenire, si potevano salvare? Sono morti tanti bambini, come sappiamo. Guardi, la domanda penso che ognuno di noi si poteva fare di più, ce la siamo posta rispetto a come sono andate le cose. Abbiamo fatto, ovviamente, lo ha fatto il ministro Piantedosi, lo ha fatto il premier Meloni al question time di mercoledì, l'ho fatto io in un'interpellanza posta dal PD spiegando tutto ciò che è avvenuto, ma sancendo anche un sacrosanto, devo dire, principio per chi ha strumentalizzato e devo dire che su oltre 89 vittime, forse siamo alla 90ª in questi istanti, difficilmente si può fare un tipo di ragionamento sereno e qualunque risposta ci sarà, una è molto chiara, non c'è nessun ministro, non c'è nessun premier, non c'è nessun sottosegretario che possa alla, devo dire, cabina di comando dare delle indicazioni, che non c'è mai stata questa volontà, che credo ancora una volta gli uomini e le donne in divisa hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità e che probabilmente gli scafisti, vedendo quelle luci sulla spiaggia, hanno fatto una manovra errata che ha fatto sì ovviamente che la barca si riducesse in questi termini. Quindi combattere gli scafisti, qualcuno dice, è troppo poco. Iniziamo da là, è come combattere la mafia. Si trova prima di arrivare ai mandanti si parte dagli esecutori. Grazie al sottosegretario al Ministero dell'Interno, e per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.